Buonasera, dopo la pausa pasquale ritorna Diretta Sindaco, la trasmissione dedicata ai primi cittadini della provincia di Lucca, e ritorna con il ritorno del sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Giglio. Fantozzi, che è stato nostro ospite già lo scorso settembre, è tornato a trovarci, con lui risponderemo di nuovo alle domande dei cittadini e faremo il punto su diverse situazioni, visto che il sindaco proprio in questi giorni ha fatto notizia con la questione della sicurezza e in particolare una raccolta di firme sulla tutela delle persone che vengono rapinate o sono oggetto di furti all'interno della propria abitazione. Ne parleremo ovviamente più avanti, però come di consueto iniziamo con la buona notizia. Allora ne diamo due, una in tono maggiore e una in tono minore. Quella in tono minore è dalla metà di questo mese l'arrivo aspettatissimo del quarto vigile urbano di Monte Carlo. Traversie nelle leggi del personale, risorse e disponibilità, arriva al quarto uomo, il corpo ritorna in perfetta efficienza e funzione per monitorare il territorio sia nel pomeriggio che sera, anche se da questo gennaio i nostri vigili stanno già facendo un servizio di controllo serale sul territorio, cosa che non succedeva dall'Unità d'Italia praticamente. E in tono superiore, quello che ci aspettiamo tutti, dopo l'approvazione del bilancio durante il mese di aprile, finalmente avranno via gli interventi sulle strade per lenire delle attese dei miei concittadini da metà di un anno, da sei mesi, circa un anno, per quello che riguarda il ripristino dei manti stradali, laddove il solo bitume o il solo intervento con la pala non aveva più alcun significato. Quindi ancora un po' di pazienza e andiamo anche a risolvere aspettative che i nostri cittadini avevano in merito alla sicurezza stradale. E quanto potete stanziare su questo intervento? Ma dovrebbe essere una cifra che oscilla attorno agli 80-100 mila euro. Quindi c'è l'assessore Galigani che sta facendo, diciamo, proprio il taglio della torta per capire dove e come intervenire al meglio di queste poche risorse che vanno ben spese sul territorio. E ha già anche la possibilità di indicarci quali saranno i primi interventi che saranno condotti? Allora, abbiamo degli interventi in via Cercatoia Alta, abbiamo degli interventi in via della Pace che sono attesissimi, ci sono dei piccoli ripristini da compiere su altri tratti del territorio, e poi c'è la via Ponte Incanneto e la via Poggio Baldino che devono essere riportate a stato di grazia e di carrabilità, perché in uno stato di usura molto forte, che non sono chiaramente come altre strade che si vedono in giro, ma che necessitano di un intervento di un'amministrazione accorta come la nostra. Bene, allora il quarto vigile urbano, ha detto, dall'Unità d'Italia. Non facevamo un controllo serale dai primi di gennaio. Solitamente il controllo serale è sempre stato limitato al periodo estivo, al periodo della grande stagione. Con grande sacrificio e con la collaborazione e la dedizione del nostro corpo di polizia municipale, è da questo gennaio che pattugliamo il territorio in maniera molto discreta, ma anche con risultati soddisfacenti. Bene, allora, il quarto vigile urbano e i lavori sulle strade, quindi di buone notizie ne avete avute due. Iniziamo con gli interventi dei cittadini. Il primo non è una domanda, per la verità è una considerazione. Buonasera, credo sia arrivato il tempo di rivedere il concetto di accoglienza. Oltre le logore accuse di xenofobia e surrogati vari, c'è da considerare anche un impegno economico non indifferente. Perché non usare per questi interventi le esorbitanti pensioni degli ex presidenti e compagnia cantante? Un messaggio un po' polemico che ci introduce però sul tema dell'accoglienza, e a questo punto ovviamente la domanda gliela faccio anch'io. Sappiamo, l'abbiamo riferito anche in un servizio del TG1 di questa sera, che il Comune di Monte Carlo insieme al Comune di Alto Pascio non accoglie i profughi all'interno dei propri confini comunali. E sempre stasera nel TG Noi l'assessore del Comune di Lucca, Sichi, ha detto che gli altri comuni devono iniziare a fare la loro parte, perché Lucca è strapiena, scoppia e non ce la fa più. I profughi sono tantissimi, le strutture sono piene. Ma in tutto questo, quello che fa più curioso sono le continue dichiarazioni dell'amministrazione di Lucca in questo senso, perché ci sarebbe da domandarsi se non fosse stato da prevedere che la situazione sarebbe arrivata a un collasso che non è ancora compiuto, perché gli sbarchi hanno ancora da avvenire e ne verranno altrettanti. E quello che è curioso è questa concezione di un'accoglienza a tempo, cioè si è bravi a fare gli accoglienti, a prendere i migranti, i cosiddetti migranti, a spostarli in provincia di Lucca, tante volte a nasconderli anche in amministrazione, che pur dovendo sottostare quelle che sono più disposizioni talvolta di partito, anziché fra virgolette di vera solidarietà cristiana o di altro tipo di solidarietà,
fanno interventi che invece non hanno alcun senso. Non ha una soluzione questo problema che se Monte Carlo va a accogliere qualcuno durante questo anno, perché non c'è un numero finito di questi arrivi, c'è un numero prevedibilmente infinito. Quindi la situazione a Lucca è già fuori controllo, se ne dovevano assumere le responsabilità al momento opportuno e dire basta, Lucca ha fatto la propria parte, questo gioco non si è voluto fare, si è pensato che il concetto di accoglienza fosse un concetto condiviso da chissà chi universalmente tra la popolazione lucchese, si sono accorti questi amministratori, non accorti, che questa condivisione non c'è stata né fra la popolazione né fra la base elettorale a cui fanno riferimento e si corre ripari cercando di vedere se il male sono i comuni di Alto Pasce e di Monte Carlo. In realtà, Igilio, il Comune di Monte Carlo, sì, dalla riunione in prefettura dello scorso agosto, precisò che questa tipologia di intervento e di accoglienza non aveva alcun senso, ha un che di pressappochismo generalizzato, ci salva il concetto che le risorse che andiamo a investire ce le rende l'Europa a pezzi e a bocconi, e che dietro tutto questo manto di solidarietà e di accoglienza c'è un grandissimo business economico alla quale noi fin da agosto ci siamo opposti e ci opporremo ancora. Io credo che montecarlesi come me siamo fra le persone più accoglienti e solidari di questa terra, se si va a prendere il principio nel suo significato più sincero, ma questo riferimento per cui l'accoglienza si fa a orologeria, a un certo punto basta, l'accoglienza è finita, la facciano gli altri, è veramente la maschera che crolla di un castello, fra virgolette, un po' anche di menzogne, un po' di ipocrisia, che ora il Comune di Lucca gestirà per conto proprio. Quindi lei comunque ribadisce la sua posizione non cambia? Non un sacro suolo del territorio montecarlese, non un sacro, neanche un palmo. Per noi neanche un palmo. Senta, cambiamo completamente argomento. Mi riallaccio al suo intervento dello scorso settembre in cui si parlò tra l'altro della riqualificazione della piazza d'armi a Monte Carlo. Lei ricordò il progetto a lungo termine che prevedeva, oltre che la realizzazione del parcheggio, anche la realizzazione di un ascensore per portare i turisti, ma anche i cittadini montecarlesi, dalla piazza d'armi fino al centro storico. Lei disse: lo vogliamo fare entro la fine ovviamente del mio mandato. A che punto il progetto è andato avanti? Allora, il progetto ha trovato una, posso dirlo, un'entusiastica approvazione anche in enti come la Fondazione Casa di Risparmio di Lucca, ed è stata condivisa nella progettazione di massima già con la sovrintendenza, col quale ci lega un grandissimo rapporto con il capo Ficaci, con il sovrintendente Cecati. Quello che abbiamo fatto è avviare adesso, proprio in questo periodo, le attività di carattere geologico sulla piazza d'armi per trasformare quello che è un progetto di massima, un progetto preliminare per portarlo poi alla fase esecutiva. Però quello che va ribadito bene ai montecarlesi, che sentano sempre parlare di questa soluzione come un qualcosa per chiudere il paese al transito, è di stare tranquilli tutti, perché in paese a Monte Carlo si potrà venire sempre e comunque, soprattutto i nostri residenti, quelli che hanno anche in special modo delle difficoltà motorie o di altra natura. Ma l'intervento che andiamo a fare in Piazza d'Armi, pur contenendo un ascensore, serve in realtà anche a dare il via a quello che è un progetto di recupero e valorizzazione della cinta muraria che lungo la Piazza d'Armi mi corre sul profilo che guarda la Val di Nievole dal nostro centro storico. Ed è per questo inserito all'interno di quel master plan sulla cinta muraria che poche settimane fa siamo andati appunto a presentare in comune a Monte Carlo alla presenza del sovrintendente Ficacci, e che è una risposta a quella famosa situazione di disagio che si creò qualche anno fa con il crollo di una parte delle mura e che vuole ora chiamare in causa tutti gli attori istituzionali per mettere a valorizzazione, oltre a Lucca, la seconda città muraria che c'è in provincia di Lucca, che è per questo appunto Monte Carlo. Ecco, ne avevamo già parlato lo scorso settembre. In prospettiva futura però si va verso la chiusura dell'accesso alle auto dei turisti in centro storico o no? Assolutamente, il turista deve fermarsi alle porte del paese. Quello che si tratta di fare nel centro storico è una regolamentazione del traffico che consenta al mio esercizio di vicinato di vivere ancora, agli uffici che sono collocati per nostra scelta ancora all'interno del centro storico, parlo degli ambulatori medici, parlo della biblioteca, del comune stesso, delle banche, degli uffici postali, di essere utilizzati al massimo dalla popolazione del nostro comune, però attraverso una nuova regolamentazione, affinché colui che non abbia a rimettere di questa evoluzione del paese sia residente di Monte Carlo, il quale ha bisogno della sua privacy, della sua pace e della capacità di tenere vivo un paese come Monte Carlo, che se lo troviamo così oggi è grazie alla dedizione di chi lo abita, oltre che degli amministratori. Bene, allora, prima interruzione pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con altre domande per il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Di nuovo a diretta sindaco con il primo cittadino di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Allora, affrontiamo adesso l'argomento del giorno, almeno per quanto la riguarda. Lei
sulle pagine dei giornali oggi, sui mezzi di comunicazione locali, perché ha lanciato la raccolta firme. Il comune di Monte Carlo è il primo comune in provincia di Lucca a fare questo, per la nuova legge sull'inviolabilità del domicilio. Ne abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, ci vuole spiegare di che cosa si tratta e perché ha preso questa decisione. Allora, è una proposta di legge che nasce da un partito, dall'Italia dei Valori, del quale non faccio parte, ma essendo una persona libera di testa, quando c'è una cosa fatta bene, chiaramente cerco di contribuire a farla riuscire. Questa proposta di legge va nell'ottica di tutto ciò che è la situazione attuale in tema di sicurezza e va incontro a quelle che sono le aspettative della maggioranza degli italiani. E quindi il concetto fondamentale è quello che di fronte a una situazione della sicurezza molto fuori controllo e dei ripetuti atti di criminalità che si sono consumati nelle nostre abitazioni, sia data la possibilità ai cittadini di poter, fra virgolette, difendersi, comunque di attuare un concetto di legittima difesa molto più molto diverso da quello che è disciplinato attualmente, e allo stesso tempo che il domicilio, fra virgolette, delle nostre abitazioni sia salvaguardato e difeso da coloro che invece, pur violandolo, riescono talvolta a farsi anche risarcire. Una situazione contraddittoria che conosciamo da fatti di cronaca a livello nazionale e che chiaramente è una risposta di carattere civico a quello che talvolta sembra essere solamente il blaterale di qualche sindaco isolato come me, che quando c'è la sicurezza, no, chiederebbe risposte di qualche stile. Io mi sono sempre rifiutato di affrontare la situazione in termini di forza, parlando di ronde, no, o chiedendo la ghigliottina o facendo quello che palla la pancia dei lucchesi se non degli italiani. Questa è una risposta di civiltà, una risposta da italiani. C'è una proposta di legge, abbiamo degli strumenti per poterla portare all'attenzione del nostro governo, che nel frattempo è occupato, si vede, da qualcos'altro, e noi la porteremo all'ordine del giorno del governo, di qualunque governo, questa proposta di legge, e l'idea è quella di fare in modo di garantire la sicurezza delle nostre famiglie, dei nostri domicili, ai nostri cittadini. E a questo lega e lego una proposta che probabilmente potrà trovare una concretizzazione nella prossima giunta nel Comune di Monte Carlo, che è quella che farà del Comune di Monte Carlo il primo comune in Toscana a prevedere un fondo destinato praticamente al patrocinio legale, a un supporto del patrocinio legale a quelle persone residenti nel Comune di Monte Carlo che, qualora fossero aggredite in casa e tentassero una difesa e fossero per queste successivamente chiamate a rispondere di un'eccessiva legittima difesa, trovino il sostegno dell'amministrazione, non solo sotto il profilo economico per quelle famiglie che magari non hanno il reddito per potersi difendere adeguatamente, ma al tempo stesso prevediamo anche che in taluni casi l'amministrazione possa farsi parte civile in questi tipi di procedimenti di carattere penale, perché ne va a nome non solo della comunità montecarlese, del prestigio della nostra comunità, del nostro comune, del suo valore turistico, ma anche per i danni di immagine o se non di patrimonio che possiamo ricavarne. Siamo molto stanchi, questa è una risposta civica, noi la conduciamo civicamente e sarà quindi un confronto molto netto da fare con le istituzioni pubbliche. Però la risposta che ho avuto in queste ore dalla cittadinanza di Monte Carlo e dal resto della Lucchesia mi incoraggiano a pensare che nella nostra gente c'è sì una voglia di dire basta a queste cose, ma di farlo come al solito da cittadini educati, rispettosi e di un inaspettato senso civico che vogliono cambiare le cose in questo paese. Allora, è arrivato un messaggio che dice la mia firma subito, e questo la dovrebbe confortare in questa sua azione. E poi anche il comune di Capannori mi ha confermato che accetta le firme per questa proposta di legittima difesa. Per favore ditelo in diretta, però io non so chi è che mi ha mandato questo messaggio, io leggo il messaggio. Lo dico io, prego. Nel senso che ci si può recare in tutti i comuni, in questa mattinata sono partite grandissime iniziative per prendere questi moduli, farli vidimare dai segretari comunali, si può fermare negli uffici anagrafe di tutti i comuni. Quindi non ci sono assolutamente problematiche, non vi aspettate che le amministrazioni di centro-sinistra cavalchino questa situazione, non fa per loro. Quindi diciamo che in tutti i comuni è possibile firmare, sì. Però il Comune di Monte Carlo ha pubblicizzato questa iniziativa. Lo pubblicizza e lo porterà nelle piazze, nelle prossime giornate organizzerò personalmente dei banchetti, dobbiamo fare questo tentativo per svegliare le istituzioni e cambiare le cose. O almeno provarci. Non so se abbiamo detto concretamente la proposta di legge che cosa prevede, se non sbaglio un aumento delle pene. C'è un aumento di previsione delle pene, è molto ben sintetizzato in quello che è questo manifesto che noi stiamo facendo girare da stamattina, che ora è chiaro che si è ribaltato, che ora vado a leggere. Per cui c'è un aumento delle pene da 2 a 6 anni per violazione di domicilio,
da 2 a 6 anni per violazione di domicilio. Nessun risarcimento a chi viene a rubare a casa nostra in caso di difesa. Nessun reato e condanna per chi si difende a casa propria da ladri e delinquenti. Mi sembra molto chiaro. Però per intenderci, allora si può arrivare anche a sparare e uccidere l'aggressore? Questa è una riflessione che è un po' in corsa già da stamattina da determinati commenti che ho letto sui social network piuttosto che su testate giornalistiche, però non c'è sempre da estremizzare la situazione. Prevedere un tipo di cambiamento della legge in questo senso non vuol dire trasformare i cittadini lucchesi in cowboy o in giustizieri della notte modello Charles Bronson, quindi non credo che si debba arrivare a questi eccessi. È vero l'eccesso contrario, mi fa curioso che tutte le volte che si prova a innalzare il livello di difesa i commenti che arrivano sono più propensi a credere a chi può essere colpito da uno che cerca di difendersi e non viceversa si va sempre a vedere colui che offende che ci combina in casa. È chiaro che chi commenta questa situazione è gente che non ha vissuto, non ha avuto problemi in casa, ma li inviterei a Monte Carlo per vedere alcune fotografie o alcune situazioni per fargli rendere conto che un minimo di difesa da questa gente che non ha niente da perdere, che non è il ladro che si nasconde sotto il letto come succedeva 30 o 40 anni fa, perché se qui sono degli sciacalli, è bene che l'italiano sappia che se cerca di difendere la sua casa, i suoi beni, i suoi familiari, la sua persona, abbia la possibilità di farlo e che lo Stato non diventi anch'esso un nemico prevaricatore. Ecco, lei ha usato giustamente la parola italiano, questo però non vuol dire necessariamente che l'aggressore debba essere considerato sempre comunque non italiano. Un delinquente è un delinquente è un delinquente sempre. Io non sono qui a parlare alla pancia, un delinquente è un delinquente sempre, sempre e comunque. E questa sua presa di posizione, tra l'altro, è scattata, se non sbaglio, dopo l'ultimo episodio che è accaduto sul suo territorio comunale, quella di una rapina ai danni di un commerciante. Una rapina ai danni di un commerciante, uno dei commercianti più professionali, tra l'altro più in attività che abbiamo, che è il signor Costa, che ha il bar l'aperitivo sulla via Romana del Turchetto, già colpito, tra l'altro, da un'altra rapina. Al quale veramente nell'andarla a trovare io ho lasciato cadere ogni muro di falsa compiacenza e falsa solidarietà e gli ho precisato, e l'ho precisato poi in una lettera aperta al pubblico, che non c'è più verso di salvare nessuno, la situazione è veramente fuori controllo. E dicendo questo io vorrei precisare, visto che mi dai la possibilità, un concetto che forse è stato frainteso sui giornali, cioè che io in qualche maniera faccia un attacco diretto alle forze dell'ordine. Io non solo non faccio attacchi alle forze dell'ordine, io ho servito la Repubblica italiana per 10 mesi al 5° Reggimento Alpini. Questo è un cappello del mio servizio di leva. Io so benissimo che cosa vuol dire portare la divisa, so benissimo che cosa significa per questi ragazzi nell'arma dei carabinieri, nella guardia forestale, nella guardia di finanza, nei carabinieri, nella polizia di Stato, servire il territorio. So quello che fanno, in che condizioni lo fanno, e chiaramente le mie riflessioni non erano rivolte a loro, erano rivolte all'aspetto politico della questione, perché di politica trattasi. Quindi io stasera voglio fare non solo un elogio e un saluto a tutte le nostre forze dell'ordine. Facciamo vedere il cappello in favore di telecamera. Non solo a tutte le forze dell'ordine che sono in provincia di Lucca, ma si possono sempre augurare che quando c'è qualcosa che possono fraintendere di un mio intervento, sanno sempre dove trovarmi perché io possa spiegar loro la situazione. Ma siccome ci conosciamo abbastanza bene, il concetto è presto detto. La questione della mancata sicurezza, non solo in provincia di Lucca, in tutta Italia, basta leggere le cronache tutti i giorni sull'ANSA, piuttosto che su un altro motore di ricerca o su un'altra agenzia di informazione, è fuori controllo. Quindi o riprendiamo il controllo o la situazione peggiorerà ulteriormente. Sembra quasi comunque che ci sia una sempre maggiore presa di coscienza di questa situazione, del fatto che si continua spesso a dare la colpa non tanto alle forze dell'ordine quanto all'esiguità degli organici, che è anche vero, è anche vera questa situazione, l'esiguità degli organici delle forze dell'ordine, però poi quando si sentono le notizie preso, arrestato, condannato e rilasciato, vuol dire che qualcosa evidentemente non funziona nell'ordinamento giudiziario italiano, perché si sentono molto spesso queste esatto cose. E si rischia di dare un messaggio fuorviante al cittadino, a qualunque cittadino, a qualunque elettore, a qualunque lucchese, che la situazione non abbia nessun tipo di responsabilità in Italia, come tantissime cose capitano sempre. Chi è il responsabile? È il ministro dell'interno, è il signor prefetto, è il signor questore, è il sindaco di Monte Carlo, è il maresciallo dei carabinieri, è il giudice che li rilascia?
È un circolo vizioso che deve essere interrotto e spezzato. Le leggi ci sono, i magistrati ci sono, gli uomini ci sono, le nostre polizie sono tra le più professioniste sulla faccia della terra, insegniamo a fare poliziotti a mezzo mondo, tanto per essere chiari. C'è bisogno probabilmente che il governo in sede romana si renda conto che la situazione è fuori controllo e deve essere recuperata la normalità, perché poi il cittadino italiano non chiederebbe neanche di doversi difendere con un fucile a pallettoni in casa se qualcuno gli entra in un giardino. Perché abbiamo rinunciato a questo tipo di diritto quando abbiamo detto ci deve proteggere lo Stato, ci deve proteggere il carabiniere, ci deve proteggere il poliziotto. Quando questo non succede, è necessario che il cittadino torni a essere lo Stato. Questo è un discorso che io mi porto dentro dal punto di vista politico e non lo rinuncerò mai. Noi siamo lo Stato, soprattutto quando lo Stato ci sembra non funzionare o non latitare, noi diventiamo lo Stato. Il Comune di Monte Carlo è Stato. Questa scelta che noi facciamo di andare incontro a coloro che avessero delle aggressioni in casa, avessero un'eccessiva accusa di illegittima difesa, di finanziare le loro spese legali, di sostenerli costituendoci parte civile del caso, con requisiti che saranno regolamentati chiaramente, serve a dare questo tipo di risposta al cittadino. Lo Stato non latita, lo Stato c'è, l'amministrazione c'è, ci siamo e non accettiamo che le nostre case, le nostre proprietà, le nostre persone siano violate da questa gente che resta impunita. Basta. Prima della pubblicità le leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Complimenti al nostro sindaco, domani mi sentirò più tutelata grazie a questa iniziativa, firmato Francesca, e pienamente d'accordo con il nostro sindaco su questa iniziativa, firmato Martina. Pubblicità e torniamo a parlare tra pochi istanti. Allora, sono arrivati altri messaggi riguardanti le firme sulla legge, sulla proposta di legge per l'inviolabilità del domicilio. Una domanda dice a Luca, si può andare il sabato mattina? È aperto l'ufficio anagrafe? Ora non sappiamo rispondervi qui su due piedi, non so se il... Noi siamo aperti, se da Luca qualcuno vuole venire a firmare a Monte Carlo si dà una bottiglia vino omaggio anche. Addirittura. Sì. E poi grande sindaco Fantozzi, ce ne vorrebbe uno in tutti i comuni, firmato Mike, che specifica sono un cittadino di Capannori. E poi perché non mettete più videocamere di sorveglianza che sarebbe forse un deterrente migliore, firmato Luigi? Allora, l'idea delle telecamere è quella di installarle sulle scuole e sugli ingressi al territorio e quindi di rispondere a quella che è stata un'esigenza studiata assieme alle forze dell'ordine affinché le telecamere, più che essere un deterrente, siano un elemento anche che possa supportare l'indagine con il controllo serrato dei veicoli che attraversano il nostro territorio. Sulla deterrenza sono un pochino più incerto, sono più propenso ad ora a aumentare la pubblica illuminazione, cosa che stiamo discutendo con l'assessore Galigani, cercando di tirare un po' questa coperta dalla parte degli asfalti o dalla parte della pubblica illuminazione, laddove probabilmente un po' più di luce ci può aiutare nel controllarci meglio, ma la telecamera resta sicuramente uno strumento importante, ma va ben studiato, non 50-100 telecamere, ma quelle buone, quelle necessarie, laddove servono ad aiutare le indagini nei giorni successivi a fatti atroci o spiacevoli che possono servire a acchiappare il ladro. Da noi ha funzionato quando fu derubato il nostro parroco di Monte Carlo, sono passati 2 anni dall'epoca, ma furono le telecamere a inchiodare il personaggio, a poterlo incriminare, uso questo termine un po' rubato dalla lingua americana, e chiaramente però messo in carcere attraverso anche quello che fu il supporto di un'attività di videosorveglianza voluta dal Comune di Monte Carlo. Allora, altro messaggio firmato, ecco sto litigando io adesso col telefono, firmato Anna Rita, ma Tambellini le sente queste cose? Perché non pensa anche alla sua città come il sindaco di Monte Carlo? Lucca è diventata pericolosa e il sindaco dov'è? Tanti auguri a Tambellini invece, tanti auguri finché può amministrare, amministri e tenga la linea. Io a volte ho il privilegio di poterci parlare da sindaco a sindaco, viene a trovarci anche a Monte Carlo, è venuto anche per la festa del vino, è una persona con la quale si parla, bisogna distinguere il giudizio politico dal giudizio della persona e io credo che queste situazioni le senta e cerca di affrontarle a suo modo con i suoi punti di vista e valoriali. Ah, questa è una presa di posizione che va al di là degli steccati politici. Assolutamente, ma certo. E altra domanda, anche se si viene a firmare da Capannori ci dà la bottiglia omaggio? Assolutamente. Quindi allora chi viene a firmare? Chiedete del sindaco chiaramente, se no non riscuotete la bottiglia. Mi sa che deve preparare un bel po' di scatoloni però. Fuso?
Fuso è il famosissimo... un messaggio subliminale lanciato è il famosissimo produttore di vino di Monte Carlo. Chiedo al sindaco se ci sono novità sul ripetitore di telefonia mobile del Turchetto. Passiamo decisamente ad altro argomento. Quando troverà una nuova collocazione? Grazie e saluti Nicola Meini. Oh, Nicola Meini, sì. Allora, ci sono due novità. L'ultima è quella con la quale ci siamo lasciati con questo comitato di controllo che si è autocostituito al Turchetto e che segue con noi, fra virgolette, l'operazione di spostamento di questo palo che io spero si possa spostare prima anche della scadenza del contratto. Ci sono avvisaglie per cui sembra che in qualche caso i ripetitori prima della scadenza dei contratti vengano ora fatti spostare dalle compagnie telefoniche. Una notizia importante c'è perché è arrivata la settimana scorsa il famoso progetto definitivo per ridimensionare anche esteticamente questo palo del Turchetto, che proprio una bellezza non è. Quindi la situazione è monitorata, è in continuo monitoraggio. Semmai, carissimi amici del Turchetto, carissimo Nicola, vediamoci anche prossimamente per fare un po' il punto della situazione. Ci sono delle novità. Allora, altra domanda. Quanto tempo servirà per rendere sicura Via della Pace? Io prevedo che gli interventi si possano effettuare già in maggio e giugno. Quindi il bilancio lo facciamo in questo mese, i tempi di espletare le gare per consegnare i lavori e lavorare durante l'estate. Via della Pace ha 2-3 grandi punti particolari da sistemare, poi in realtà la situazione di Via della Pace proporzionata ad altre non è assolutamente drammatica, però è giusto rimetterla in sesto perché quei 2-3 punti sono molto particolari. In alcuni ci hanno aiutato anche le nutrie, non sembrerebbe, ma povere bestioline, guai a toccarle. La sicurezza stradale ci impone di fare attenzione anche a loro e quindi bisognerà lavorare anche a liberare una zona che viene scavata costantemente da questi dolcissimi animaletti e chiaramente ripristinare il circuito stradale di Via della Pace in perfetta sicurezza per i residenti che ci transitano ogni giorno. Il ritardo è causa mia, quindi me ne scuso con tutti. Altro messaggio, complimenti, perché non viene a Capannori a fare il sindaco firmato Enrico? Ora va un po' di moda invitare i sindaci dei comuni a fare il sindaco anche in altri comuni. Pensiamo a Del Ginger andato a Viareggio, Marchetti si è reso disponibile per la candidatura a Lucca. A proposito, se Marchetti si candidasse a Lucca, lei appoggerebbe questa candidatura? Beh, è una scelta che devono fare lucchesi, per fortuna la deve fare il sindaco di Monte Carlo. Io spero che chiunque sia il candidato di Lucca sia il frutto e risultato di un percorso partecipato dal basso. Se non andiamo oltre lo steccato del centrodestra, non c'è alternativa di governo al Partito Democratico. Quindi questo è un messaggio dato la settimana scorsa tramite messaggi stampa, spero che venga raccolto, siamo tutti consapevoli del peso che la città ha nella nuova configurazione anche delle competenze dopo la soppressione della provincia. Ci sono tantissimi fuori dalla città che sono pronti a dare una mano, tra cui il sottoscritto, però solamente a patto che si possa fare un percorso partecipato veramente dalla base e non con le filastrocche. Ma lei fa parte della squadra Bergamini, Mallegni, Marchetti o della squadra Matteoli, Salemi? No, io non sono iscritto a Forza Italia, io sono un libero anarchico patriota, combatto da sempre contro, fra virgolette, le forze del centro-sinistra, non ho preso più tessere di partito perché non c'è una destra o un centro-destra che mi rappresenti, gli attuali attori sulla scena sono destinati a doversi riconfigurare da Forza Italia a Fratelli d'Italia con la Lega che resisterà un po' di più degli altri, ma il centrodestra come lo conoscevamo è finito, si tratta solamente di prolungare questa agonia. Io non ho nessun tipo di problema con coloro che ancora oggi credono fortemente nella militanza di questi partiti, però questo non mi impone, non facendone parte, di combatterli o di criticarli. Combatto al loro fianco tutte quelle battaglie che ci vedono assieme. L'ultimo caso è stato la provincia dove abbiamo cercato di contrastare, no? Un predominio già scontato del Partito Democratico. Ma non c'è più la necessità di litigarsi fra di noi, c'è solamente la fatica e il coraggio di ricostruire un'alternativa che non si chiamerà più probabilmente centrodestra, bisognerà parlare. Il centrodestra è come un'area geografica su una mappa, non si sa più dov'è, è un qualcosa, oggi è un deserto chiaramente, è il deserto del centrodestra. Bisogna attraversare questo deserto con fatica, con determinazione. Lucca può essere un laboratorio in questo senso, per questo siamo disposti a darci tutti una mano per la città capoluogo, però a patto che siano i lucchesi a decidere, che non siano le segreterie dei partiti, che quando non siano, dice, siano se i lucchesi, i cittadini, decidere, intende i proprio cittadini. Fare anche le primarie. Le primarie oggi chi fa politica ha imparato a manovrare anche quelle, quindi probabilmente le primarie sarebbero una pantomima di partecipazione democratica, per cui se io 4 anni fa le consideravo un qualcosa di straordinario, oggi sapendo che tutti i politici sono capaci di poterle strumentalizzare come vogliono, sarebbe l'ennesima presa in giro. Io vorrei invece un principio di sollevamento dal basso, di autoconvocazione dal basso, come abbiamo fatto da amministratori in chiave
provinciale, se c'è qualche lucchese che non gli piace questa amministrazione che sta facendo la città e vuole un'alternativa, non può che crearla insieme a quello che è rimasto del centrodestra lucchese e creare qualcosa di nuovo che apra la pagina e la porta anche a qualcosa che possa uscire dai confini lucchesi e ricostruire un'alternativa politica che oggi manca, ma è strettamente e assolutamente necessaria. Saltiamo ancora di palo in frasca. Beh, dalla politica al vino. Il vino di Monte Carlo è ancora al centro dell'interesse dell'amministrazione? Non so se è una domanda polemica questa. No, assolutamente, il vino è sempre al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Io questa sera ho saltato una seduta di commissione consiliare che in questo momento si è ritrovata dal co-presidente del consorzio e siamo riusciti a portare addirittura negli ultimi anni la sede delle strade del vino, che è l'ultimo strumento di promozione del territorio, dei prodotti del territorio in chiave regionale, a Monte Carlo, e il vino è al centro del nostro interesse, non solo perché al vino si lega l'immagine di Monte Carlo, ma perché il vino è il primo, fra virgolette, promotore del messaggio di Monte Carlo fuori dai suoi confini. Quando una bottiglia di Monte Carlo viene stappata al Vinitaly, quando una bottiglia di vino di Monte Carlo viene stappata in un ristorante di Milano fuori, si beve Monte Carlo. Quindi per noi è una bandiera che non verrà mai ammainata, ma dovrà spiccare sempre più alta. Allora, senta questo messaggio che arriva da Massimo da Filecchio. Sei un grande, se mi danno il permesso faccio perfino la notte per chiapparli e li strozzo. Ora, non è questo forse... No. Non è questo lo spirito che lei intende per quanto riguarda il provvedimento? No, la notte è fatta per dormire in certi aspetti. E per quanto riguarda i nostri ragazzi che lavorano nelle cartiere, è fatta anche per continuare a produrre e fare di Lucca ancora un polo industriale importantissimo. Ci sono i carabinieri, ci sono i nostri poliziotti che la notte sanno quello che fare. Dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare, di essere adeguatamente attrezzati, di essere nel numero necessario per fermare non più il ladruncolo di quartiere che è quello che poverino non sa che fare e c'entra dalla finestra, ma degli sciacalli che vengono da fuori dai nostri confini, tante volte anche all'interno dei nostri confini, che vanno presi e messi nei posti ai loro deputati, che sono le carceri. Altro messaggio, viva Vittorio, non è che la minoranza montecarlese ha perso e continua a perdere pezzi perché troppo appiattita su posizioni filogovernative che riguardano anche la sicurezza, ancorché il tipo di accoglienza dei migranti, non so se può rispondere lei però. Su questo poi io sono curioso del fatto che effettivamente non ci sia un silenzio assordante per quanto riguarda la minoranza di Monte Carlo su questi temi. Non è che ci sia qualcuno che mi viene a dire al sindaco, guarda, bisogna fare accoglienza. Quelli della minoranza effettivamente non li abbiamo mai visti, però io ho il privilegio di non avere una minoranza renziana o filogovernativa. Io ho veramente una minoranza di quelle anti-renziane con i controfiocchi, e il fatto di non sentire neanche questi grandissimi anti-renziani venirmi a parlare di prendere i migranti mi fa molto curioso e sorridere, come che comuni in provincia di Lucca che insieme a Topascia e Monte Carlo non hanno ancora preso nessun tipo di migrante, ma in questo anno che è passato, e questo lo volevo aggiungere rispetto alla considerazione che abbiamo fatto prima, non hanno fatto cambiare niente, perché che cosa è cambiato, Gidio, nell'ultimo anno? Sono arrivati i migranti, li abbiamo smistati nei comuni, qualcuno li ha nascosti, qualcuno gli ha messo la pettorina la mattina per fargli fare un tipo di servizio. Ma a queste persone che cosa gli abbiamo fatto fare in un anno? Sono state integrate? C'è un progetto per rendere la loro vita diversa da quella di un asilo interminabile in qualche oasi di casa sperduta, a vivere giorno e sera al telefonino e a sperare in un qualcosa che nell'Europa, nell'Italia gli può dare? È questa l'accoglienza? A parte il P27, il fatto che la regione indennizzi coloro che prendono i soldi da questa situazione. Questa situazione dell'accoglienza ai migranti è un fallimento e un fiasco totale ed è un grandissimo segno di inciviltà. Questo va combattuto. In un anno questa gente che progressi ha fatto? Dove è inserita? E quelli che sono scappati che fine hanno fatto? E quelli che arriveranno? E quanti ne arriveranno? Come faremo a sistemarli tutti? Queste risposte non ci sono. Fu questo il contenuto della riunione svoltasi agosto in prefettura, dove non ci nascondemmo dietro la retorica della politica o della pancia piena. Precisammo questi aspetti, non ci furono date risposte, fu messa la questione in politichese come al solito, e in politichese questa situazione può essere solo strumentalizzata e quindi banalizzata, e io non la banalizzo affatto, però la situazione è questa, è un anno che si prendono, che si mettono da qualche parte e non se ne sente più parlare. Ma sono uomini o sono oggetti da soprammobile? Pubblicità, l'ultima della nostra trasmissione, torniamo tra pochissimo, ci sono ancora molte domande e chiederemo al sindaco di dare risposte il più possibile sintetiche, tra poco. Siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, diretta sindaco con il primo cittadino di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, che nel frattempo aveva rindossato il
cappello da alpino, la cosiddetta penna nera. Allora, altra domanda sulla questione di dove firmare per questa proposta di legge sull'inviolabilità del domicilio. La domanda è: ma non si deve votare dove si risiede? Si intende dire non si deve firmare dove si risiede? Evidentemente no. Ci siamo informati in dettaglio. Per una proposta di legge è possibile firmare anche negli altri comuni. Chiaramente la difficoltà sarà in una seconda fase venire a recuperare nel comune di residenza quello che è il certificato elettorale, chiaramente, che valida la firma. Però il problema non si pone. Ciascuno può chiedere all'ufficio anagrafe del proprio comune di poter apporre la firma. Se mancano i moduli, basta farlo pervenire a Monte Carlo, ci si portano noi i moduli negli altri comuni. Il problema non si pone. Fino al 20 maggio c'è tempo. Allora, altro argomento. Buonasera, ma le case comunali che sono libere, quando le consegnano, firmato Mercedes, emergenza abitativa? Allora, aspettiamo che l'ente deputato, che abbiamo più volte chiamato in appello, ma con il quale siamo in ottimi rapporti con l'ERP, diretta dall'ottimo Franceschini, conduca gli ultimi lavori di ripristino di queste abitazioni, che non è che erano sfitte, che gli abitanti in alcuni casi se ne sono andati, hanno preferito passare a una diversa collocazione, altri sono venuti a mancare. Credo che dovremmo esserci in questo senso, quindi se Mercedes domattina volesse chiamare gli uffici tecnici del comune potrebbe avere una risposta più puntuale di quella che io stasera in diretta non so dargli. Allora, attenzione, perché ha scritto Gino Fuso: il consorzio del vino è contrario a regalare il vino, cosa ci dai in cambio? Ovviamente domanda rivolta al sindaco, sempre Gino Fuso, in televisione sembri più alto. Nulla, comunque faremo un'ordinanza per acquisire le bottiglie necessarie e poi ci rifaremo personalmente con Gino Fuso Carmignani, al quale vanno tutti i miei auspici, e spero che, pur seguendo la trasmissione, riescano a fare la commissione stasera, perché c'è da binaria. Stasera si parlava di binaria, il 20 e 21 maggio, cantine aperte a Monte Carlo, tutti benvenuti. Conoscerete cosa vuol dire il concetto di accoglienza. Ecco, questo è il nostro concetto di accoglienza. Accoglienza stile Monte Carlo. Assolutamente sì. Attenzione, questo è un messaggio un pochino più serio. È firmato Monica Arena, che tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essere una nostra collega, se non c'è un caso di omonimia, e ci dice questo: giustissimo sindaco, proprio poco fa, rientrando a casa, l'abbiamo trovata svaligiata. Basta. Basta. Questo è il messaggio che ci è arrivato, quindi abbiamo anche avuto in diretta la notizia, purtroppo. E sono due le fortune: quella di non trovarsi in casa, e più delle volte succede questo, perché chi viene a prenderci in casa ci studia nelle nostre abitudini, sa benissimo quando entriamo e quando usciamo, e non so se si può dire mal comune, mezzo gaudio, però la situazione è veramente fuori controllo. Sabato arrivo, ti devo conoscere, sei un grande. Questo è un suo ammiratore, che quindi sabato arriverà a Monte Carlo. Ammiratore o ammiratrice, questo non è specificato. Quali sono gli sviluppi dell'evento calamitoso che provocò il crollo del muro del sottotetto della scuola elementare di San Giuseppe? Alberto, quanti anni fa è accaduto questo? Un paio di anni fa? È successo un paio di anni fa, ci troviamo anche qui come costituiti in parte, non in parte civile, siamo all'interno di un contenzioso che si sta sviluppando in questo periodo. Mi sono trovato in tribunale poche settimane fa e chiaramente mi sembra che il dolo in tutta la sua gravità sia emerso negli atti di questo procedimento, e quindi spero che al momento opportuno si possa dire, nei confronti dei familiari dei ragazzi che quella mattina rischiarono veramente brutto, che l'amministrazione non solo ha fatto la sua parte ripristinando un tempo record la scuola e mettendola in sicurezza, però di poter dire anche che qualche volta giustizia viene veramente fatta. Sindaco Fantozzi, complimenti, sempre alta la bandiera degli alpini, un semplice cittadino della Repubblica di Lucca. A quanto sento, il vino è al centro anche a tavola. Questa è un'altra battuta che ci viene proposta da un nostro telespettatore. Vittorio Fantozzi, sei un grande, Monte Carlo con te è più pulita. Lorenzo, firmato Lorenzo. Qui c'è qualcuno che ha voluto telefonare, ma non si possono prendere telefonate. Non sono di Monte Carlo, ma vorrei tanto che la mia città avesse un sindaco come Fantozzi, cioè efficace e attento, firmato Marcella. Però i complimenti, non so a questo punto se continuo a leggerli. No, no. Andiamo alle domande. Faccio un'autoconfessione, non è tutto così splendente, fa fatica a fare l'amministratore. A nessuno di noi ha chiesto di farlo il farmacista, o ce l'hanno in qualche maniera ordinato. L'abbiamo fatto per una sorta di dedizione al territorio.
Nessuno si aspettava però che sui comuni dovesse ricadere tutta una serie di malaugurate scelte, qualche volta di carattere regionale, qualche volta di carattere nazionale, che i comuni non sono in grado di poter scindere, come quella dell'accoglienza. Noi non possiamo pagare il malcostume, fra virgolette, la maldiplomazia dell'Unione Europea che non riesce a affrontare a livello continentale un dramma come quello delle migrazioni. Ma è possibile scaricarlo su territori comunali come il nostro, senza scadenza, senza un progetto, senza una definizione, senza un coinvolgimento, con atti dall'alto, prevaricatori qualche volta, sempre sibillini? È la cosa più ingiusta che si possa fare. Qual è il suo rapporto con la prefettura di Lucca? Ottimo! Io credo di avere un rapporto ottimo e lo confermo con tutto il mio rispetto nei confronti del prefetto, perché il prefetto sa che per quanto mi riguarda non sono mai venuto meno in un concetto di franchezza in quello che penso. Ma penso che il prefetto possa essere felice di avere dei sindaci che gli parlano non in maniera deferente o defilata o chissà da quale punto di forza, perché hanno una tessera in tasca o hanno una carica politica o amicizie romane, ma perché cercano di dimostrare quello che è veramente il disagio che si sente sul territorio. Perché io mi sento questo, mi sento di essere una sorta di sentinella sul territorio che riporta gli umori, non da uomo di partito, ma da uomo delle istituzioni, a chi mi deve fare riferimento come capo in provincia, che è il signor prefetto. Quindi magari qualche volta lo farò innervosire, non lo so, ci rimarrà male, ma però questo è il compito che ci siamo scelti e questo è il nostro dovere nei confronti di tutti. Allora, altro argomento completamente diverso. Parliamo di teatro amatoriale. Non è possibile per i gruppi amatoriali indipendenti e senza soldi, ecco qua la domanda, avere agevolazioni sul teatro per i loro spettacoli? Ci sono delle agevolazioni, ma sono ormai parzialissime, cioè il teatro costa in alcuni costi che si chiamano ormai vivi, no? Il riscaldamento piuttosto che la sicurezza che deve essere garantita all'interno di un teatro particolare come Rassicurati. Non c'è più la disponibilità di un tempo di poter dare a gogo gratuitamente questa situazione. Però per esempio c'è il rapporto con la FITA di Lucca, che va da oltre 20 anni, grazie alla professionalità di Mariella Cuomo, che qui è saluto, abbraccio e bacio dagli schermi televisivi, dove il teatro amatoriale ha tutt'oggi una delle sue più bellissime manifestazioni, il Teatro Rassicurati di Monte Carlo. Passiamo a un altro argomento ancora, la sicurezza stradale. Ma questa rotonda del Turchetto si farà o si deve aspettare un incidente mortale come a San Salvatore, firmato Massimo? Ora, ricordiamo che a San Salvatore un paio di mesi fa c'è stato quell'incidente purtroppo appunto mortale sotto il tunnel della via Mammianese a San Salvatore, appunto all'imbocco del paese, della frazione di San Salvatore. E la questione della rotonda del Turchetto invece qual è? Ce la può ricordare? La rotonda del Turchetto attraversa il territorio comunale di Altopascio in progettazioni mai arrivate nemmeno alla fase preliminare, che era un compito precipuo della provincia di Lucca, che ha conoscenza di questa esigenza da un incartamento che va avanti dal 2005 ad oggi e che la dice lunga sull'interessamento, sulle priorità che questa problematica di sicurezza stradale ha rivestito per la provincia di Lucca, che oggi non trova ancora soluzione per questo rimpallo indecente di competenze, dove nell'ultima prova io ho chiesto un appuntamento al presidente sindaco Menesini, che anzi gli lancio qui un appello in diretta: sindaco, guarda, non sono tutti oppositori del Consiglio Comunale di Capannori, sono un sindaco, c'è una lettera mia certificata da dicembre dove aspetto che tu mi riceva, se ti ricordi di me quel giorno mi farò anche la barba, ok? Detto questo, tornando alla questione, il ragionamento di quella rotonda rimane incartato in una serie di responsabilità che non devono essere ricercate nelle amministrazioni comunali, la viabilità è provinciale, il territorio di Altopascio viene attraversato, le disponibilità dei comuni ci sono, ma non a farsi prendere in giro, come dice il sindaco di Altopascio, con dei progetti di una rotonda che sembra praticamente una pista di atterraggio per degli shuttle, no? E ci si aspetta veramente che la questione venga presa seriamente in considerazione, sia sulla rotonda del Turchetto, sia sulla viabilità provinciale che interseca gli abitati di Turchetto e di San Salvatore, dove ci si ripara sempre dietro quello che è il codice della strada, che non permette di mettere dissuasori di velocità o altri strumenti per controllare la velocità dei cittadini, e si lascia tranquillamente, facendo spallucce dietro la responsabilità dell'amministrazione comunale, problematiche che invece deve risolvere ancora oggi l'ente provinciale di Lucca. Chiarezza? Questo, assoluta. E questo è l'intervento sulla rotonda del Turchetto. Intanto ci scrive Monica Arena, che ci dice: sì, Egidio, sono proprio io. Ciao Monica Arena, quindi è la collega Monica Arena che lavora per la Fondazione Lazzareschi a Porcari e che ci dispiace. Scrive anche per la Nazione, ci dispiace veramente. Ci dispiace. Speriamo
che la situazione possa risolversi anche per lei. Certo, questo è un dramma che stanno vivendo in continuazione decine e decine e decine di residenti a Lucca e in provincia di Lucca. C'è poco da fare. Assolutamente, non c'è che richiamarsi a quelle che sono politiche di carattere governativo. Io non lancio i vigili urbani all'assalto alla baionetta, non è la risposta. Qui la risposta è che il Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, si renda conto che la situazione è sfuggita di mano e si faccia un bel giro di vite. Si può fare il giro di vite, ci sono gli uomini e mezzi per poterlo fare. Bisogna ristabilire quello che è un ordine necessario alla pacifica convivenza e alla tranquillità dei nostri cittadini, che vogliono alzarsi la mattina, lavorare chi lavora ancora, andare a cercare un lavoro chi non lo trova, e questo è il dramma dei drammi oltre alla sicurezza in provincia di Lucca, tornare a casa la sera, trovare tranquillità e cercare di vivere. Già il mondo è complicato, cerchiamo in Italia di renderlo perlomeno sotto questi aspetti civile. Ultima domanda, a sorpresa invece che di vino parliamo di acqua. Sempre a parlare di vino, ma lo metti un fontanello dell'acqua a Monte Carlo firmato Eleonora? Eleonora, allora il fontanello di Monte Carlo va a chiudere questa stagione dei fontanelli. In un anno ne abbiamo costruiti tre, funzionano benissimo, l'acqua è buonissima, vengono utilizzati, servono a ridurre i rifiuti, quindi ci aiuta anche questo. E a Monte Carlo sarà inaugurato in occasione del 50° anniversario dei donatori di sangue Frates di Monte Carlo. Saluto qui Massimo Carrara e Marco Pallini e tutta la squadra, Marco Carmignani, dei nostri donatori di sangue di Monte Carlo, che proprio per celebrare se stessi e fare un dono al popolo montecarlese faranno questa nuova fontanella che servirà sia gli abitati di San Giuseppe, Fornace e Monte Carlo e tutta la striscia di case che ci accompagna verso Montechiari e verso San Martino in Colle. Quindi Monte Carlo non solo vino ma anche acqua buona. Buonissima, assolutamente. Bene, grazie al sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi che è stato nostro ospite, ancora col cappello degli alpini. Sempre grazie. Comunque. Grazie ai nostri telespettatori e buona serata.